con Love che scarica per un tiro aperto di Udom che mette subito la tripla. Ci palleggia Love e ne ha perse due di tre per capire le potenzialità. Intanto seconda tripla. La palla per Sabatini, si prende un altro tiro e il 2 su 2. Buona difesa veronese, evita l'intervento della difesa Love, lo scarico per Severini. L'azione forse di doppio palleggio non vista dagli arbitri, palla dentro per Lynch che scarica per Raivio, un buon taglio. E adesso Verona deve spremersi di più in difesa. Benevelli per Sabatini, che prova a attaccare il ferro ma riapre lo scarico per Benevelli che va a segnare ancora da due. Ancora per Tomassini che cerca di saltar via Sabatini, va in reverse Udov, riapre per la tripla di Tomassini. Posizione milanese, riesce a chiudere comunque Verona, adesso si prende però un tiro e lo mette, che ha ricacciato indietro la squadra di casa. Rosselli va in sottomano a segnare davanti a Bianchi. Severini si sbraccia, Poletti riceve, marcato da Bianchi, si gira, va a tirargli addosso e segna. Giottano prova ad attaccare il ferro, difesa di Battini per Benevelli, Raivio, su di lui c'è Rosselli, 8 secondi, Benevelli si prende un altro tiro dall'angolo, Benevelli si prende un altro tiro, questa volta lo sbaglia, rimbalzo che vede Severini scaricare per Rosselli, sotto mano di Guidone. Sinistro un po' corto, il rimbalzo di Udo sull'errore dell'americano. Severini per Hasbrook, si prende un tiro da tre. Udon va fino in fondo, affonda la schiacciata. Riceve Benevelli, un tiro in allontanamento, tanto di cappello. Darsi dentro Raivio, palla rubata da Rosselli. Alla lunga per Udom che va a segnare, grande assist. Severini va a bloccare Poletti, Severini prova ad attaccare il ferro, appoggia al vetro. Bianchi sbaglia il tiro libero aggiuntivo con una meccanica di tiro non eccellente. Adesso Rosselli, coast to coast. Severini per Tomassini, va a bloccare Poletti. Tomassini scarico per Hasbrook che mette una tripla. 8 punti di Lynch. Hasbrook chiude il palleggio, si prende il tiro e mette un'altra tripla. Rosselli, 5 secondi per Severini che si prende la conclusione da 3, il professore. Il pubblico della GSM Forum si fa sentire. Montano si prende questa tripla e la mette. Prova ad attaccare il ferro, alza la parabola, il pallone bacia due volte l'anello. Sì, a Milano che è andata troppo presto in controllo.